quanto è romanzato però, perché appunto Saffor, sappiamo, era realmente vestita, era anche una poetessa, aveva anche diciamo, le sue allieve, l'ambientazione storica è perfetta, la polis greca, quanto è romanzato? Beh, deve essere necessariamente romanzato per un semplice motivo, che di Saffo abbiamo circa 200 frammenti, quindi le notizie sono poche e sono frammentarie. Questa nuova edizione di Saffo, edita da Edizioni di Carta, è nata con una bella coincidenza, devo dire. Cioè, mentre veniva pubblicato l'ebook, venivano scoperti due nuovi frammenti di Saffo. Quindi, quale un modo migliore per cominciare una nuova avventura letteraria? Il sogno di ogni editore, direi proprio. E questi due frammenti appunto ripercorrono degli argomenti che Saffo aveva già trattato in altri frammenti che già conosciamo, però deve essere necessariamente romanzato, perché però si può essere romanzati in una maniera diciamo quanto più credibile possibile, ovvero partendo dai frammenti. Infatti. E ricostruendo una storia partendo dai frammenti. Tu non hai fatto un po' anche, diciamo, proprio una potente eroina, insomma, lei si batte spesso anche contro la violenza sulle donne, contro sfruttamenti e maltrattamenti. Ti sembra questo possa essere reale nel mondo greco? Diciamo che la donna nel mondo greco era molto più importante di quanto ci fanno credere, perché è vero che le donne non potevano avvicinarsi a più di 3 metri dall'ara sacra di Apollo durante le Olimpiadi, se no venivano ammazzate in pubblica piazza, questo è vero, però allo stesso tempo erano molto importanti, perché alle donne veniva affidato il patrimonio della famiglia, era in mano alle donne, quindi loro amministravano la casa, erano coloro che comandavano nella casa. Quando uscivano fuori era un altro discorso, però attraverso, naturalmente poi c'è la libertà dell'autore che interviene, no? E quindi ho voluto rendere Saffo, oltre a quella grande poetessa che è stata storicamente parlando, anche anche diciamo riportare dei messaggi, che poi è quello che fanno tutti gli autori anche quando si cimentano in un romanzo storico, ecco. Quindi. Detto romanzo storico, anche se però il libro, se non sbaglio, si può leggere anche come una serie di piccoli racconti, no? A sé stanti? Sì, più che racconti a sé stanti, sono dei flash. Degli episodi? Sì, nel senso che poi quello si rifà a un mio personale gusto nella modalità di scrittura. Cioè, immagino il libro come un film, dove ci sono delle inquadrature. Possono essere a campo largo, un dolly o quant'altro, per utilizzare un linguaggio cinematografico. Quindi sono come dei flash, delle inquadrature, che messe insieme costituiscono una storia. Però non c'è quella modalità di scrittura lunga, perenne, di capitoli lunghi. No, sono dei flash che ti fanno vedere dal fiore al campo largo del paesaggio più ampio. Quindi, voluta. Questa è la descrizione iniziale del... per il primo capitolo del libro. L'alba annegò di luce il cielo sul Mitilene, l'orizzonte a pelo d'acqua si tinse d'oro come una sottile lama di miele posta a confine tra il mondo umano e quello divino. Pian piano il mare si liberava dagli oscuri residui notturni, desideroso d'azzurro. In lontananza qualche gabbiano beccava la sua superficie chiazzata, emettendo di tanto in tanto brevi versi che si perdevano nel vento. Saffo contemplava quasi estasiata il movimento delle piccole onde infrante sulla riva, il loro graduale decorso, il loro fugace lascito di umidità sulla sabbia. Sedeva immobile, foglio e calamo in mano, la brezza mattutina le accarezzava il volto, ma in quel momento non avvertì la dolcezza tipica di Zefiro, forse perché troppo lontana con i pensieri dagli uomini e dal mondo. Allora, io ho cominciato... La casa editrice ha cominciato a pubblicare nel giugno 2011, bene o male quando qui in Italia si cominciava a chiacchierare di quello che era l'evoluzione o la rivoluzione, addirittura termine che a me non piace, accostato all'editoria, del mercato editoriale italiano.
in riferimento a tutte quelle che potevano essere le tematiche di influenza che i device di lettura avrebbero portato al modo di accesso alle informazioni, alla cultura in genere. È stato un progetto nato dalla valutazione dei numeri nella realtà dei fatti. Io verificai che esistevano aziende che investivano tanti soldi e per la produzione dei device e per la modifica strutturale dei contratti editoriali, della gestione del diritto d'autore, e si avvertiva fin da allora che si stava preparando un passaggio che negli Stati Uniti era a livelli molto più avanzati e quindi bastava dare un'occhiata oltreoceano per capire che si stava semplicemente arando una terra per riproporre un tipo di coltura che da una parte era già stata